Questo incontro con i familiari dei marittimi sequestrati da oltre 3 mesi. I familiari dei marittimi tunisini sono un po' arrabbiati per la mancanza di notizie. Mi dispiace molto, oggi sono venuto qua per mostrare la nostra solidarietà e la nostra vicinanza ai pescatori e alle famiglie dei pescatori. Non c'è differenza tra pescatori tunisini e mazzaresi perché sono tutti uguali, ma ho ricevuto con grande amarezza, la protesta dai familiari e dai cittadini tunisini per l'assenza dell'amministrazione. Questo l'ho ribadito e l'ho fatto arrivare dal console adesso, neanche un minuto fa, con il telefono e spero nei prossimi giorni che lui si farà anche vedere. Noi stiamo facendo un nostro dovere. Io sono stato, ho avuto un incontro con il vice ministro Marina Sereni, vice ministro degli affari esteri, abbiamo parlato dei pescatori, abbiamo parlato di come intervenire per risolvere questo problema, per mettere fine a questa sofferenza e a questo grande dolore delle famiglie. Speriamo che grazie alla diplomazia, grazie ai governi, si possa trovare un'intesa al più presto e spero che l'Italia abbia un ruolo determinante in questo conflitto che c'è tra i governi in Libia e speriamo di trovare una soluzione al più presto e torni l'Italia ad avere questo ruolo determinante di interlocutore privilegiato tra tutte le parti, in Libia. Oggi questo incontro con i familiari per portare un messaggio di solidarietà. Direi che prima ancora di essere sindaco e comunque rappresentante politico, amministratore, da fronte a questo strazio, perché al 107° giorno di sequestro di questi pescatori, devo dire che si è raggiunto un livello straziante di sofferenza. Ho voluto ascoltarle, le ho volute sentire, le mamme, le mogli, i fratelli, i padri, e davvero c'è una sopportazione che ormai è finita. Si sente ancora di più questa sofferenza e penso che in un momento come questo dobbiamo prima di tutto mostrarci attenti a quello che loro stanno vivendo per poterlo anche affrontare a livello istituzionale, che non deve essere soltanto come Stato italiano, ma credo che la questione sia anche europea e mondiale. Abbiamo una Libia con due governi che sono in guerra tra loro, con due fazioni che sono in guerra tra loro. E i pescatori sono diventati arma di ricatto e di mediazione diplomatica. E questo deve essere inaccettabile per la comunità mondiale, per gli stati occidentali e per tutto il resto delle nazioni. Cristina, tu dicevi prima che non ci sono differenze tra marittimi tunisini e marittimi mazzaresi, siete tutti uniti. Sì, noi famiglie siamo stati tutti unite, mazzarese, tunisini, senegalesi e indonesiani. Per noi non c'è differenza, abbiamo tutti lo stesso dolore, vissuto magari in modo diverso, chi da mamma, chi da moglie e chi da figlia. Ma noi siamo, fino ad oggi siamo stati un'unica cosa sola. Domani saremo a Roma con la speranza che arriva la chiamata che annuncia la liberazione dei 18 pescatori di Mazara.